Salve a tutti e in questo video vi mostrerò le migliori applicazioni per iOS 6. In questo caso saranno installate su un iPhone, ma potrete benissimo installarle su un iPod oppure su un iPad, quello che voi preferite o che avete anche. Innanzitutto mi scuso se il video verrà un po' mosso, però sto tenendo l'S2 con le mani e quindi è un po' difficile che riesco a riprendere bene tutto. Intanto aspettiamo che si metta a fuoco, perché fa quello che vuole. Quindi ecco, ora si vede bene. Prima applicazione che consiglio sono WhatsApp, per il client di messaggistica, Infinity Blade, per, in pratica è un gioco survival di guerra, no, di guerra, di lotta per come dire, vendicare il padre che è stato ucciso, il client per YouTube per guardare i video, l'app per fare video con Arm & Shake, apps gratis, iSpazio, Chrome, il gestore delle pagine di Facebook se avete una pagina Facebook, Razzle, SMS gratis, Instagram, Evernote e il Meteo. Ok, iniziamo con la più importante che secondo me SMS gratis. Allora, SMS gratis permette di inviare veri e propri messaggi anche a chi scusate, non possiede l'applicazione. Quindi se voi siete sotto rete wifi o 3G, non importa, o anche Edge, potrete inviare dei messaggi gratuiti a tutti, anche che non abbiano, come ripeto, l'applicazione installata. Per fare ciò dovremo avere crediti disponibili che potranno essere scaricati da mi sento fortunato, cioè basterà guardare le pubblicità che ci forniranno dei crediti per inviare un messaggio. Quindi ecco, voi guardate, ne so, delle pubblicità qui che sono queste e vi darà dei crediti. Ora non le sto a guardare sia per motivi di tempo, ecco, come vedete questo è diventato verde, quindi ha iniziato a darci i crediti. Oppure clicchiamo sulle pubblicità qua sotto e qui girerà il tempo e ci daranno dei crediti. Ecco, ora in questo caso è un'applicazione che proviene da App Store, ma potrebbe essere benissimo una qualsiasi altra cosa. Quindi chiudiamo tutto. Poi abbiamo Apps Gratis, che in pratica ci dirà quali applicazioni diventeranno gratis nella giornata odierna. In questo caso prima mi è venuto, ecco, diventeranno gratis per 24 ore. Cioè, gratis per 24 ore non significa che dopo 24 ore le dovrete levare, ma anzi, una volta che voi ce l'avrete rimarrà vostra per sempre. In questo caso questa applicazione, come vedete, costa 4,49 euro, ma oggi è disponibile gratuitamente, quindi la possiamo scaricare e ci rimanderà a una pagina dell'App Store dove potremo scaricare l'applicazione completamente gratuita e resterà per sempre nostra. In questo caso io non l'andrò a scaricare, ma vi mostrerò solo un po' com'è l'applicazione. Intanto mi scuso se ogni tanto va fuori fuoco, ma sto telefono non lo so, non lo capisco, cioè va fuoco, mette a fuoco questo oppure mette a fuoco questo puntino qui come vuole lui. Ecco, insomma, ecco, mi scuso per la linea, ma ho attaccato 250 milioni di dispositivi collegati. Ecco, come vedete adesso ho messo a fuoco non si sa cosa. Ecco, vedete, l'applicazione è gratis e può essere tranquillamente installata. Perfetto, poi abbiamo Arm Shake, applicazione che ci permette di fare dei mini video con Arm Shake che vengono carini. Ora vedo se è possibile che ve ne mostro uno senza far vedere le facce delle persone. Fatemi vedere meglio di no, perché potrebbero vedersi facce di persone, no? Quindi è meglio non mostrarvelo. Comunque fa conoscere i video di Arm & Shake, ecco, li farà identici. iSpazio, al posto di iSpazio non mi piace molto, però prima vi era un'applicazione chiamata iPhone Italia che ci dava tutte le informazioni
nel mondo di casa Apple, del jailbreak, nuove app consigliate e così via. Però purtroppo quell'applicazione è stata tolta da App Store e quindi prende il posto a iSpazio, che come abbiamo visto prima nel video è venuto un banner, no, non c'è più, perché ovviamente l'ho visto, ci fa vedere le news in campo dell'Apple, in questo caso il Samsung Galaxy S4, quindi non solo in campo dell'Apple, mi sono sbagliato in diretta, ma anche di tutte pratica le news della tecnologia che riguarda più che altro i sistemi operativi e i telefoni, quindi niente di più, cioè non è che si mette a parlare della nuova scheda video oppure solo di cose software o massimo massimo dei nuovi telefoni della Samsung, in pratica quelli più votati, non è che si mette a parlare che esce un telefono con un mega di RAM, non lo sa recensire, ovviamente recensisce solo i telefoni che meritano, in pratica iPhone 5, in questo caso Samsung Galaxy S4 quando verrà messo in vendita nei negozi, eccetera eccetera. Poi abbiamo, vediamo un po', Google Chrome, che io uso non per fare ricerche ma per guardare le notifiche di YouTube. L'applicazione YouTube esiste ovviamente e è utilizzabile, però vediamo questa pagina che non ci serve. Però non permette di guardare le notifiche. Ecco, in questo caso ho ricevuto un commento a un video. Vabbè, in questo caso l'applicazione YouTube non permette di guardare la posta in arrivo e per questo utilizzo l'app di Chrome. Io lo utilizzo per questo, ma è anche un ottimo browser per internet che può benissimo sorpassare Safari. Per chi ha una pagina Facebook, anche consiglio Pagine, che è l'applicazione che si può trovare gratuitamente in App Store. Quindi anche vi consiglio di mettere mi piace, devi accedere nuovamente a Facebook, vabbè, non so che cavolo è successo, qualcuno mi avrà fottuto l'account. Vabbè, in pratica vi consiglio di mettere mi piace alla mia pagina di Facebook, anche per essere sempre aggiornati dei miei video se vi interessa. Quindi serve in pratica per ovviamente gestire le nostre, eccoci, pagine di Facebook. In questo caso il mio account di YouTube, Facile PC, iscrivetevi in molti al canale in modo tale che può iniziare a crescere. Razzle non è che adesso mi metto a recensirla del tutto, ma come saprete è un gioco, trovare le parole, vedete, fare partite con i nostri amici, in pratica chi trova più parole vince, in pratica è una per sfidare i nostri amici, i parenti, eccetera eccetera. Poi abbiamo Instagram, che è un social network fatto solo di foto. Adesso anche qui potete seguirmi. Ho iscritto da poco, c'è solo 9 seguaci, vabbè. Sono ED98, seguitemi, vi seguirò anch'io. E qui possiamo fare le chat, cose, cioè chat, cosa sto dicendo. Seguire persone, eccetera, eccetera. Quindi, in questo caso mi metto, seguo, ecco, una persona. Ok, pratica un altro tipo di social network molto simile a Twitter perché si seguono le persone, ma con le foto. Ultime due applicazioni sono Evernote, sostituisce l'app Note e serve a creare altre note. Come vedete, ora purtroppo non sono ancora iscritto perché ho ripristinato l'iPhone da poco. Comunque serve, sostituisce l'applicazione Note, serve per creare le note personalizzate e devo dire che sono molto meglio di quelle di iOS. L'ultima applicazione che è il Meteo, sostituisce in questo caso l'app Meteo, mi piace molto di più anche perché abbiamo degli sfondi, come vedete adesso andiamo nei preferiti, per esempio prendiamo una città, i miei preferiti, e abbiamo, vedete, lo sfondo con scusate, il tempo che fa in quella località, quindi in questo caso qui ci sono le nuvole e in quest'altra località c'è il sole, come vedete. Quindi queste erano le app che io consiglio di avere su il nostro dispositivo. Quindi che dire,
vi ringrazio per l'attenzione, spero che il video non sia venuto troppo mosso, ciao e alla prossima.